Siamo all'Atomic Day con Nicole De Lago. Nicole, com'è andata la preparazione estiva? La preparazione è andata molto bene, diciamo che sono molto contenta. Abbiamo appena concluso il raduno a Ushuaia, dove abbiamo trovato condizioni molto belle, molto varie, e siamo riusciti ad allenarci bene. Sei soddisfatta della tua stagione scorsa? Sì, diciamo che era la mia prima stagione vera in Coppa del Mondo, ho imparato a conoscere le piste, ho fatto dell'esperienza, ho imparato tanto e adesso voglio fare un passo in avanti e continuare così. La concorrenza è forte, però l'obiettivo è la qualificazione olimpica e quindi far bene in Coppa del Mondo, immagino. Sì, è un sogno, però come dici tu, la concorrenza è forte, ci sono siamo in tante, però adesso l'obiettivo è quello di concentrarmi a concludere bene la preparazione, poi iniziare bene le gare, sciare come so sciare e divertirmi. Questa concorrenza non può che essere un traino per una giovane come te, giusto? Sì, è un grandissimo vantaggio, un obiettivo per noi poter imparare da loro, da quelle brave, da quelle che hanno molta esperienza in più e sono anche molto disposte a insegnarci e a dare qualche consiglio a noi più giovani. È un peccato per Verena perché è già il secondo infortunio di fila, non ci voleva. Sì, è un grandissimo peccato, soprattutto perché torna già da un infortunio e non ci voleva e non è giusto così che succeda poi anche due volte di fila e così lontano poi da casa e insomma tutto è stato brutto, non ci voleva. Una gara nella quale ti piacerebbe far bene? Ma le discese mi piacciono tutte, mi piace molto l'Ecluse e mi piace anche molto Val d'Isère.